ovviamente reinterpretarlo secondo quella che è la mia tecnica, che è lavorare con la carta, che crea dei chiaroscuri dati dal movimento che si riesce a dare quando la carta è bagnata, poi nel momento in cui la scena si fissa, spesso intervengo con colori, in questo caso il colore è molto importante perché certamente nel caso del verde e del rosso si riferisce alle vedature della carta. Nell'altro caso invece con bianco si creano praticamente dei volumi anche solamente con l'allungamento della carta, sono dei semi. Al posto della pennellata diciamo che c'è la carta che si muove. Nell'ultimo caso là in alto c'è un quadro fatto con la gazzetta dello i fogli della gazzetta dello sport, questo è molto made in Italy, e qui si vede più la spirale che la rosa. Volevo dare, nella spirale c'è molta energia, molta forza, mi sembrava un buon abbinamento con lo sport. Soprattutto faccio delle elaborazioni digitali personalizzate, magari con i gusti di una persona, con i suoi hobby, le passioni, la data di nascita e così via, creo un'elaborazione a modo mio, così che sia proprio personalizzato, un po' su commissione, tra virgolette. Sono interessata all'espressione del viso da un po' di tempo.
e cerco di trascriverla magari in un accento più o meno le emozioni o comunque l'espressione che queste persone mi trasmettono. E niente, questa mostra mi sono soffermata sul volto femminile per dare insomma un'immagine femminile all'Italia. Godetevela perché davvero ne vale la pena. Grazie.